Nuovi lavori e disagi in vista per gli automobilisti comaschi, traffico e lunghe code di auto in via Oltrecolle a causa del cantiere per la messa in sicurezza della strada dopo la frana che negli scorsi giorni ha interessato parte della carreggiata di via Mocchetti. In particolare è stata istituita la traslazione del traffico veicolare in direzione Muggiò sulla corsia centrale di via Oltrecolle a seguito dell'occupazione della corsia di destra con senso di marcia in direzione Muggiò per l'esecuzione degli interventi che prevede un restringimento ad una sola corsia in direzione Lora, garantendo sempre il transito pedonale e veicolare in entrambe le direzioni. Dopo dunque la nuova discussa segnaletica che ha cambiato radicalmente l'aspetto di una delle arterie più trafficate della città, dallo scorso martedì sono in corso gli interventi che stanno causando disagi al traffico. Non si tratta però, come annunciato, dell'unico cantiere aperto in questi giorni. Nelle vie Canturina e Pasquale Paoli, da ieri fino al 20 novembre, sono partiti in orario notturno interventi di manutenzione straordinaria di pavimentazione e marciapiedi. Da ieri e fino al 13 novembre, dalle 20 alle 6 del mattino successive, è sospesa la circolazione in via Paoli, nel tratto tra la rotatoria di via Pasta e via Clemente XIII, per il solo flusso veicolare proveniente da Grandate diretto verso Como. Negli stessi giorni e negli stessi orari è previsto anche il restringimento dell'intera carreggiata di via Paoli nel tratto compreso tra la rotatoria di via Pasta e via Clemente XIII, con traslazione del traffico veicolare proveniente da Como diretto verso Grandate. Da domani invece, dalle 20 alle 6, scatterà la sospensione della circolazione in via Canturina, nel tratto tra la rotatoria di via Belvedere e la rotatoria del viadotto dei Lavatoi, per entrambe le direzioni di marcia. Negli stessi giorni e negli stessi orari sarà anche sospesa la circolazione in via Canturina nel tratto tra piazza Camerlata e la rotatoria del viadotto dei Lavatoi.